A volte capita di dover intervenire o di avere un palazzo di questo tipo, una casa, un edificio, l'utilizzo soltanto del piano terra. Quindi non hai la possibilità di utilizzare anche il primo piano per vari motivi, non vuoi ristrutturarlo adesso oppure appartiene ad un'altra proprietà. I motivi possono essere diversi. E come facciamo a capire, prima di fare un progetto, quante camere possono uscire da questo edificio? Oppure se ho un edificio più piccolo o più grande? Come faccio io, se non sono un tecnico, a capire quante camere possono uscire in modo che io possa fare anche due conti? È molto semplice. Semplifichiamo un poco le cose. Facciamo dei casi. Ammettiamo di avere soltanto l'uso del piano terra. Se l'edificio è di 500 metri quadri circa, metro quadro più o meno, significa che potresti realizzare un albergo nel quale ci sia un ristorante, una cucina, una reception e poi le camere. Diciamo che è la superficie minima, perché non stiamo parlando di fare un ristorantino di 30 metri quadri, no? Una sala deve essere abbastanza capiente. E possono uscire circa 12 camere, camera più, camera meno. È soltanto un'indicazione, però ti può servire per capire quello che può uscire fuori da una struttura di quelle dimensioni. Se invece hai la stessa superficie divisa su due livelli, è la stessa cosa. C'è un po' di spreco di spazio, perché ci sarà una scala che va su, oppure un ascensore, però e fondamentalmente usciranno quel numero di camere, un ristorante, una cucina e una reception. Se invece hai a disposizione un edificio più piccolo, scendendo sotto le 6 camere, puoi realizzare soltanto un B&B. Come abbiamo visto, fino a 3 camere non c'è bisogno nemmeno di aprire una partita IVA, fino a 6 camere invece hai necessità di aprire una partita IVA ed avere quindi un B&B di 6 camere, che è una struttura ricettiva non male per un edificio di questo tipo, dove riesci a ricavare delle suite. Non parliamo quindi di stanzette, e questo concetto l'abbiamo già espresso prima. Perché ci serve questa distinzione? Perché avremo nello strumento si possono inserire i dati per un B&B oppure per un albergo. Quindi, se io prima non so che superficie ha questo immobile, che cosa, come posso destinarla, a cosa posso destinarlo, non riuscirò nemmeno a farmi due conti. Tra un poco ti farò vedere una dimostrazione pratica, no? Prendiamo un B&B che si trova in una città turistica, dove è stato analizzato da altre strutture quali sono i costi di pernottamento, di soggiorno, per poterli inserire nella casella corrispondente, perché questo è molto importante, no? L'analisi anche in questo, vedere altre strutture analoghe, che tipo di tariffe fanno. Quindi bisogna inserire una tariffa corrispondente dello stesso luogo in cui si trova il nostro edificio, la nostra struttura.